Ciao a tutti, io sono Little Grey Simmer e oggi siamo qui con un nuovo episodio della Very Berry Legacy. Allora, vi ricordate quando vi avevo fatto tutte quelle domande sulla carriera, sul sondaggio per quanto riguarda le stagioni, eccetera? Adesso risponderò a tutto. Pian piano. Allora, intanto nel sondaggio precedente ha vinto a pieni voti i 14 giorni per quanto riguarda appunto le stagioni, quindi vedremo insieme le stagioni pian piano e davvero sono contentissima di questa cosa perché così potremo esplorarle bene. Ovviamente se poi ci stancheremo magari di questa stagione eh, potremmo passare ad un'altra utilizzando un trucco che ho trovato mm, su... Su internet, in poche parole: Successivamente, eh, questa settimana, come sapete, è uscito l'episodio di Aruka Norman. Quindi, chi non l'ha visto, vi consiglio di andarlo a vedere perché è successo davvero un casino. E poi ho pubblicato un sondaggio su Instagram subito dopo facendo decidere a voi che episodio far uscire tra la Summer Camp Challenge e la Very Berry Legacy. Ed ha vinto a pieni voti, cioè non mi ricordo se fosse l'80% contro il 20%. Eh, ha vinto ovviamente quest'ultimo, ovvero la Veriberi Very Legacy. Quindi tranquilli che la Summer Camp Challenge sarà la prossima settimana. Non disperatevi. Ho letto tutti i vostri commenti dell'ultima volta e ho deciso che le farò intraprendere la carriera da giardiniera come prima cosa. Magari sì, eh, facciamo finta che appunto in questo episodio eh, non riesce diciamo a trovare la carriera dei suoi sogni, diciamo che sarebbe quella da scienziata, quindi non riesce a trovare posizioni per questa carriera, però fortunatamente riesce a trovare un piccolo impiego part time come giardiniera, quindi diciamo come botanica e ne approfitta perché si tratta pur sempre di scienza diciamo, quindi ne approfitta per poter... Eh, Acquisire questa carriera e poi successivamente eh, passerà alle altre carriere. La babysitter, però, ho pensato che la farà durante diciamo il fine settimana a casa del vicino. Voi direte perché? Perché, in poche parole, può essersi incontrati: infatti, come vedete, è luna proprio di pomeriggio e fa tra l'altro caldo, dice abbastanza caldo. Le faccio cambiare dopo anche gli abiti l'ha chiamata dicendole che eh, effettivamente lui deve trovare un impiego e ha bisogno di una babysitter all'incirca durante le ore pomeridiane o anche le ore mattutine se possibile. Perciò lei, diciamo, per simulare qualcosina in più, ha accettato. Ragazzi, non ho scaricato una mod alla fine perché ho pensato che Lison riceve, diciamo, eh, 10 simoleon all'ora. Quindi in questo caso ci faremo il calcolo in base alle ore in cui Allison starà a casa del vicino Lewis e aggiungeremo 10 Simoleon in base alle ore che abbiamo fatto. Ovviamente se abbiamo fatto 3 ore aggiungeremo 30 Simoleon, così da simulare, diciamo, la carriera tra virgolette da babysitter e quindi ci andrà questo fine settimana. Quindi non so, faremo anche, ovviamente, riempiremo il calendario di attività, quindi per i bambini. Come vedete già domenica è il giorno dello scherzo, quindi ehm, giocheremo con i bambini, c'è uno spirito malizioso, si giocherà, eh, poi modificherò anche questo evento sul calendario. E sabato farò anche un altro evento, farò tipo la Pasqua, così lei farà compagnia ai bambini, li accompagnerà e magari conoscerà meglio il vicino, perché no? Insieme, chissà, ragazzi. Adesso, pian piano ci organizziamo tutti quanti insieme, eccetera. Comunque, vi faccio vedere la festività che dovrebbe esserci domani, che è martedì. Ho pensato di fare appunto il giorno degli hobby. Allora, il giorno degli hobby, in poche parole, l'ho pensato come una festività. Diciamo, infatti, ora le metto il giorno libero da lavoro a scuola perché me l'ero dimenticato. L'ho pensata come una festività per Ellison per poter sviluppare al meglio le sue abilità. Anzi. No, non le metto il giorno libero del lavoro a scuola perché alla fine farà giardinaggio. Infatti, come vedete, le tradizioni che ho messo sono giardinaggio, cottura al forno, pulizia e giochi. Perché, ovviamente, ragazzi, lei, come sapete, odia stringere amicizia, eccetera. Già il fatto che deve fare, diciamo, deve fare la babysitter il fine settimana e ciò le impedirà appunto di eh, poter avere del tempo libero in più. Um, mi ha fatto pensare appunto di fare una festività tutta per lei. Che ripeteremo uh, una volta a settimana, una o due volte a settimana, dipende in, in base appunto alle, alle varie esigenze di cui ha Allison. Intanto uh, mi ha raggiunto il livello 2 uh, di chitarra, perché l'ho fatta suonare tutto il tempo, e poi uh, le ho fatto leggere un libro. Anzi, tra poco direi che se il tempo lo permette, direi di andare al parco. Però prima le faccio intraprendere intanto la carriera da, eh, da giardiniera, e poi faccio vedere che qui ho aggiunto nella zona esterna questi vasi in modo da poter fare del giardinaggio come si deve. Infatti, come vedete, fortunatamente ho avuto diciamo, la fortuna di eh, poterle fare, eh, far crescere. Però il problema è che qui eh, il crisantemo mi cresce solo d'estate. Quindi non so se si può fare del tipo acquistare semi estivi. Sì, si possono fare. Allora. Compriamo le piante primaverili. Così. Eh, siamo sicuri che possiamo tranquillamente. Far tutto. Comunque, adesso Ellison può smettere di suonare. E le facciamo scegliere ragazzi un nuovo ombrello. Perché non glielo ho fatto scegliere. Allora, come sapete lei adora il viola, questo con tutti i qua, questo ombrello con tutti i qua, non so perché, ma la vedo in questo modo. Perfetto, dopo che abbiamo scelto l'ombrello, direi che possiamo andare qui a scegliere una carriera. Adesso lei andrà al solito sito di lavoro per vedere un po' gli impieghi e cercherà un po' tutto, vediamo un po' chi c'è qui fuori. Ah, ci sono gli adolescenti. E poi la mandiamo in giro dopo? Tesoro, perché non vieni? Ok, adesso Ellison mi sta cercando un lavoro perfetto e le facciamo fare giardiniera, ragazzi. Quindi, hai sempre avuto il pollice verde, ma ora pensi di poter anche guadagnare qualche verdone. <ride> Battute. Inizierai dedicandoti a lungo a semine e giardinaggio. Se sarai anche costante, potrai arrivare al successo nella loro scienza o arte. Rami della carriera botanica... E progettista floreale! Mm. No ragazzi, lei sapete che è fissata con la scienza, quindi faremo progettista floreale. Tra l'altro gli orari sono perfetti anche perché, come sapete, ehm, diciamo che Luis l'ha chiamata per lavorare sia il, cine, sia il fine settimana, però lui preferisce il pomeriggio, e per lui la mattina sarebbe, diciamo, comoda. Quindi domani, alla fine, la festa si potrebbe fare tranquillamente. Diciamo, diciamo la festività si potrebbe fare tranquillamente il pomeriggio Quindi inizia domani mattina alle 8 Consegui il livello 2 di giardinaggio E raccogli i prodotti della terra Cosa vuol dire? Forse fare giardinaggio ancora di più Vabbè intanto vieni qua mia cara Prima però ti voglio cambiare gli abiti Uh certo Comunque li ho già acquistati i semi da giardino Perfetto ed ho acquistato dei semi da giardino, quindi perfetto. Adesso possiamo divertirci a fare giardinaggio, mia cara Allison. Quindi apriamo il pacchetto di piante primaverili. Ah, delle rose. Perfetto. Ok, perfetto, ragazzi. Ho dovuto togliere tutte le decorazioni. Che peccato, perché la Sim non riusciva a passare, purtroppo. Infatti, vedete, siamo ritornati a mille simoleon, Che peccato. Comunque, vieni qui, mia cara, pianta di tutto abbiamo bisogno di simoleon e poi mi apri questo pacchetto di semi un po' di cambi d'abito mia cara vediamo un po' le facciamo cambiare d'abito e le mettiamo quello più primaverile che sarebbe questo brava che brava comunque ho visto che tra i suoi desideri c'è quello di comprare un'arnia che sarebbe appunto quella per fare il miele, diciamo, tutte queste cose così. Però mh, non so se fargliela acquistare o meno. Oddio, uh, figo. Effettivamente ha un po' di sonno. Volevo andare al parco, però magari allora guarda mi ripulisci questo. E a questo punto anche la torta alla frutta. E poi te ne vai in bagno. Direi anche di farla riposare anche perché è parecchio stanca ed ha bisogno di un pochino di riposo. Comunque guardate, è troppo carina, la adoro troppo. Ah, comunque volevo dirvi che ho caricato Ellison eh, la casa in galleria, però ho caricato per sbaglio la versione vecchia, diciamo, non aggiornata di Ellison. Poi andiamo al parco, vediamo chi c'è in giro, anche se lei non può stringere amicizia. Comunque direi di fare un giro magari per prendere una boccata d'aria e passare un po' di tempo a giocare agli scacchi così da poter aumentare già l'abilità di logica, per far aumentare appunto l'abilità di logica per quanto riguarda appunto l'aspirazione di Ellison che sarebbe quella di finire di leggere tre libri e poi conseguire il livello 3 di logica dopo ok ragazzi direi che Allison si è riposata abbastanza possiamo andare un po al parco a fare una bella passeggiata andiamo qui al parco che eh, premetto appunto a dirvi che l'ho scaricato dalla galleria ed è stato fatto da Elena Carly in Curios ok intanto comunque ci tengo a dire che il parco di Elena è bellissimo e le faccio ancora i complimenti perché qui abbiamo appunto la zona bebè, poi qui abbiamo una piscina per diciamo poterci rilassare e tanto altro, davvero è bellissima questa zona e anche lo scivolo acquatico, troppo troppo carino come luogo, quindi allora tesoro mio, se qui c'è qualcuno, andiamo un po', mi sa che no, non c'è nessuno, Tranne due sim, tra cui questo che si sta guardando, non so chi sia comunque, sta guardando la tv. E questa sim senza tetto che me la ritrovo ovunque, proprio in qualsiasi partita, ok. Allora, cerchiamo degli scacchi. Vediamo un po' se ci sono, se no li aggiungo io. Dunque, viene a giocare e passiamo un po' di tempo qui al parco. Vediamo un po' chi arriva o meno, perché è un po' desolato dato che sono le 7 di sera. Però, chissà, potrebbe arrivare qualcuno. Comunque, ragazzi, vi giuro, io adoro Oasis Springs. Troppo bella. Perfetto, e mi ha acquisito l'abilità di logica. Brava mia cara Ellison, guardate un po', povera mi fa tenerezza, è sempre sola, non sa come approcciarsi, diciamo, con gli altri, con, con gli altri sim, quindi diciamo che ehm, sta un, così, diciamo, in disparte. Eh, e non le piace molto disturbare e quindi essere invasiva per questo non ha contattato lui se già per lei è stato un miracolo il fatto che lui eh, abbia accettato la proposta di lei per farla babysitter e non se l'aspettava sinceramente eh, quindi diciamo che lei non, eh, non vuole fare diciamo il passo più lungo della gamba quindi non eh, non vuole, diciamo, eh, avvicinarsi troppo perché è una sim che non si fida tanto del prossimo. Quindi c'è questa situazione un po' così. Niente, ragazzi, ma oggi proprio non viene nessuno al parco. Che disdetta. Qua ci sono questi due che si stanno scatenando per dire wow. Oh mio dio. È parzialmente nuvoloso e c'è caldo, ragazzi. Qui a Dose Springs credo che ci sarà sempre caldo. Oh mio dio. Non litigate, vi prego. Niente, tesoro. Si sono fatte le otto. Direi che possiamo tornare a casa. Anzi, prima di tornare a casa, possiamo raccogliere qualcosa perché, come sapete, lei ha anche, anche lobby di scavare e trovare diciamo, oggetti ed elementi. Chissà se riusciamo a trovare qualcosa qui nel deserto, nella desertica Oasis Springs. Oh mio dio, che belle! Tempeste, già sta cominciando a far freddo. Uh, c'è l'escursione termica, ragazzi, come i veri deserti. Ok. Oh, guardate quante! Oddio, guardate la tempesta. Ma solo io mi sono accorta adesso di questa zona fantastica di Ozzy Springs. Oh, e si può pure pescare. Questo laghettino, ma che carino! Siamo passati a martedì e come vedete, qui c'è scritto giorno degli hobby, quindi in poche parole è arrivata la festività e si svolgerà dalle 6 alle 2. Allora, intanto dobbiamo fare diciamo cottura al forno e direi di iniziare preparando diciamo la colazione. però prima tesoro, usi il bagno, poi vediamo un po' gli incarichi del lavoro di oggi. Ah, tra l'altro, mi potrebbe prendere anche. Una promozione, questa promozione sarebbe setacciatrice di suoli, perfetto Consegui il livello 2 di giardinaggio e poi leggi un libro sul giardinaggio Quindi perfetto anche perché come vedete devo finire di leggere tre libri Quindi è perfetta questa cosa Buongiorno mia cara Alison, quanto sei bella con questa tutina, ti adoro troppo Niente, io mi sono innamorata di Allison, mi piace un sacco fare un po' di, di cottura al forno allora in forno facciamo le docce al cioccolato premiscelati, vediamo un po' e poi facciamo dei biscotti allo zucchero perché voglio che Allison mi massimizzi tante, diciamo che Allison abbia un sacco di abilità, non so perché, forse perché mi piace vederla, diciamo, ehm, sfogarsi in questo modo. Poi tra l'altro tra poco dovresti iniziare a lavorare, quindi. Vabbè che lavora da casa, perciò alla fine non, non c'è problema. Perfetto, ho acquisito l'abilità di cottura al forno. Che cosa carina? Io non ho mai provato tra l'altro le festività, quindi vediamo un po'. Vai, Allison, in forno Allison. Oggi ci divertiremo un sacco. Oh no. Me lo sentivo io. Allora, ok, io non mi aspettavo questa cosa dell'incendio. Cioè, ragazzi, ma davvero? Cioè, mi è uscito il forno e ora all'improvviso? Lascia perdere la tradizione, ti sta andando a fuoco tutto! Ellison! Eh, anch'io ho scoperto l'incendio. Scappati, prego! Ok, spegni invece di guardarlo e indica. No, ragazzi, ma davvero? Ma... Cioè, perché la sfiga io? Dai, forza, non voglio che si bruci... Già che non abbiamo soldi. No, vabbè, ragazzi. Bellissimo questo hobby, però... Intanto ti mangi questo. Ti prendi una porzione. Ellison, ma cosa mi combini? Ma davvero? Ma dai! Ma non me l'aspettavo! Ellison! Oh mio dio povera ma tutte le sfighe a lei Bellissimo questo forno bruciato Tra l'altro si è andata via pure una piccola tenda no Ragazzi io non, non vi seccato, io lo ricompro Ok perfetto diciamo che ho risolto tutto E tra l'altro dovresti buttare via questo E poi pulire il pavimento Cioè ragazzi ma la sfiga Ellison ma cioè Cosa mi combini dai, meno male che abbiamo tra l'altro completato la tradizione almeno. Elisa, ma cosa fai? Non ci posso credere, tra l'altro come hobby ho messo anche quello di ripulire la casa perché davvero... Cioè, guardate che porcile, dobbiamo anche fare il bucato, quindi ci sta. Per lei è anche diciamo, un hobby pulire, perché così diciamo che passa un po' il tempo. Possiamo frugare nelle tasche e poi fare il bucato e aggiungere alla lavatrice. Spero che non vada a fuoco nemmeno c'è cioè anche quello perché se no veramente abbiamo la sfiga. Uh, che bello! Abbiamo completato un'altra tradizione. Che bello, adoro. Passiamo direttamente il libro per quanto riguarda il giardinaggio, così eh, svolgiamo almeno tutte e due. Leggitelo, mia cara, perché ne hai bisogno, e poi ci sarebbe bisogno anche di un, bel, eh, di un bel libro su proprio su come prevenire gli incendi su The Sims 4 perché davvero, ragazzi, giuro. Ho una paura matta ogni volta, perfetto. Tra l'altro lei ha guadagnato i suoi carissimi simoleon però adesso comincia ad avere nuovamente fame. Io ho paura di sapere cosa mi combinerai quindi voglio che tu mi faccia proprio un pasto, diciamo, facciamo delle facciamo un tramezzino al prosciutto e formaggio perché davvero mi hai scioccata con questo incendio. Diciamo che abbiamo finito gli incarichi di oggi. Dobbiamo raggiungere il livello 2 di giardinaggio però. Sapete che vi dico: mandiamo un sms a Luis e magari gli diciamo che non vediamo l'ora di iniziare a lavorare. Magari gli possiamo dire una piccola confidenza del tipo ho iniziato a lavorare come giardiniera, come lavoro part-time, quindi io e le tue figlie ci vedremo direttamente il pomeriggio per poter fare da babysitting. Se ti va. Tra l'altro adesso sto passando un po' di tempo libero. vedo che ora comincerò a lavorare. Quindi magari posso iniziare da mercoledì. Quindi, ragazzi, vedremo un po' il babysitting mercoledì direttamente. Perché adesso no. Abbiamo visto diciamo un giorno di quotidianità con Allison e abbiamo visto che ha accettato diciamo questo babysitting part... Vediamo un po', scusate. SMS incredibile! Uh! Stiamo aumentando un pizzico l'amicizia da guarda di pulisci E direi che possiamo andare a fare qualcosa No, non possiamo fare nulla Allora acquistiamo altri semi E acquistiamo delle erbe E delle verdure Mia cara, allora dato che vuoi fare giardinaggio Vieni qui a piantare tutto No, tesoro, perché ti sei messa in abiti estivi? Ancora non è ora. <ride> Cambia abito e mettiti gli abiti primaverili perché ancora siamo in primavera. Tesoro, capisco che vuoi l'estate, però. Vieni qui a piantare tutto. Che bello, abbiamo completato anche la terza tradizione, adesso dobbiamo videogiocare per forza. Che bello, ragazzi, adoro un sacco le festività. Ok, mi ha raggiunto il livello 2 di giardinaggio, quindi prenderemo sicuramente la promozione alle 15. Adoro. No, vabbè ragazzi, stavo vedendo appunto un po' se cercare un amico di penne e cosa mi spunta? Chatta con Luis Ferrara. Sarà online, ragazzi, magari... Sì, lei non vuole risultare insistente, però... Eh... Vuole provare ad approcciarsi diciamo un po' con lui. Oh no ragazzi! Pensa ai cuori! Ma Ellison! Non è che lui ti piace alla fin fine? Cioè no, dai! Cioè capisco che è attraente, però... Guardate la sua faccia, cioè... Assurda! Oh mio Dio! Ellison! Non mi dire che... Ti piace Luis? Non puoi dirmi una cosa del genere. Tipo, hey baby, ti conquisterò presto. No, no tesoro, tu non sei una tipa del genere. Ok, intanto completiamo. So, intanto sta chattando con lui, ok. Ok, infatti ho realizzato anche il suo desiderio, però è il momento di giocare una partita. Gioca blocco bleak. Bene, ragazzi, si è fatto molto tardi ed Allison è andata dritta a letto, ha completato diciamo tutte le tradizioni perché l'ho fatta giocare a due giochi quindi a blocco Bleak e a Steam per sempre e mi ha raggiunto il livello 2 di videogioco. Allora, con questa immagine concludiamo appunto qui l'episodio. È stato, diciamo, un video eh, molto quotidiano, nel senso che abbiamo visto un po' la vita di tutti i giorni di Ellison, diciamo come si abbiamo visto come si sta ambientando pian piano eh, la nostra carissima Ellison, e come vedete non avere amicizie è mh, davvero brutto in The Sims 4, perché davvero mh, diventa un po' palloso secondo me, però come vedete... Eh, le abbiamo dedicato una giornata degli hobby, quindi in questo caso solo dedicata all'elenco, si dedicava al giardinaggio, le abbiamo fatte intraprendere la carriera di giardinaggio e abbiamo anche scoperto che um, durante il fine settimana o anche in giorni infrasettimanali eh, Allison farà da babysitter ed allison a proporglielo. Però Luis ha accettato tranquillamente eh, senza curarsi, diciamo. Eh nella situazione diciamo, dei bambini, perché potrebbero accettare Allison diciamo, come babysitter, come potrebbero anche rifiutarla, perché vi ricordo che la morte è avvenuta in questi giorni, quindi non so ragazzi, <ride> ne vedremo delle belle. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate tanti mi piace e commenti, un bacio e... Ciao!